Tra chiusure continue e spoliazioni in sordina, uno dei luoghi identitari di Pescara resta in disparte rispetto alla centralità della vita culturale cittadina. A riaccendere i riflettori sull'unico monumento nazionale del Comune di Pescara è Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico, che accusa l'amministrazione comunale di scarsa attenzione nei confronti della Casa Museo d'Annunziana. Ma oltre alle aperture a singhiozzo della struttura, il consigliere denuncia la spoliazione in sordina delle opere d'arte contenute nella Casa Natale del Vate, dopo che il MUNDA, il Museo Nazionale d'Abruzzo, per il riallestimento delle sale dell'Ottocento e del Novecento, ha richiesto alla Direzione Regionale dei Musei d'Abruzzo le opere che erano in deposito presso la Casa Natale, col risultato che opere di Cascella, Celommi, Barbella, Paloscia e perfino i Morticelli di Michetti non saranno più visitabili nella struttura museale di Corso Mantonè. Il tutto, secondo Blasioli, nel più totale silenzio dell'amministrazione cittadina. Sottolineiamo che l'unico monumento nazionale di Pescara, cioè Casa d'Annunzio, il sabato pomeriggio è chiuso, la domenica pomeriggio è chiuso, naturalmente non per mancanza di voglia di lavorare, ma perché c'è mancanza di personale. In realtà il Ministero ha assunto 500 persone da febbraio 2020, Gazzetta Ufficiale. Queste persone sono arrivate solo ad ottobre, 21 in tutto Abruzzo, perché la Regione Abruzzo ha impiegato 10 mesi per selezionare le persone che andavano sottoposte ai colloqui. Quindi un gravissimo ritardo, che è lo stesso ritardo che abbiamo avuto per San Clemente a Casauria. Ora, noi che cosa chiediamo? Che il sindaco di Pescara, così come hanno fatto altri sindaci, per esempio Chieti per Villa Frigerio, per il Museo della Civitella, attivi i PUC, cioè reperisca il reddito di cittadinanza. 12 persone hanno preso per esempio a Chieti, che possono essere di ausilio, non sostituire naturalmente il personale, ma possono essere di ausilio nel frattempo che arrivino queste 21 persone che sono state prese dal Ministero. Tra l'altro dal Ministero sappiamo che verranno aumentate anche il numero delle persone, quindi diciamo da questo punto di vista guardiamo con ottimismo al futuro. Certo è che Casa d'Annunzio il sabato e la domenica pomeriggio chiusa è sicuramente una ferita da un punto di vista turistico per la città di Pescara, e non è un caso che il festival, la festa della rivoluzione, la festa di Gabriele D'Annunzio non si è svolta proprio nella sua casa, che invece è a Pescara. E quest'anno per la prima volta il Festival delle Letterature, che partirà la prossima settimana, a Casa D'Annunzio non si svolgerà.